Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi monteremo un piccolo impianto solare sul balcone. Questo impianto solare servirà per alimentare un progetto di domotica molto interessante e molto complicato, che vi farò vedere nei prossimi video. Lo spazio in cui monteremo l'impianto solare è questo. Abbiamo questa ringhiera a cui attaccheremo il pannello solare, abbiamo poco più avanti un sottotetto, che è perfetto per metterci dentro la batteria. I componenti che vi farò vedere tra poco non sono nuovi, perché avevo già montato questo impianto solare qualche anno fa per illuminare con dei faretti a 12 volt il mio laboratorio. Poi però l'avevo smontato, perché i faretti erano di pessima qualità e facevano poca luce, quindi ho preferito usare delle luci normali collegate alla rete elettrica. Quindi dopo un po' che l'impianto stava in garage, lo monteremo qui per alimentare il progetto che vedrete in futuro. Abbiamo un pannello solare da 50 W, che è un po' rovinato perché dietro si è sbriciolata la pellicola, ma comunque va ancora bene. Poi abbiamo il regolatore di carica, anche questo è un po' rovinato e un LED bruciato, ma va bene lo stesso. E infine abbiamo la batteria, una batteria al piombo da 12 V e 40 A. Iniziamo montando il pannello solare sulla ringhiera del balcone. Per farlo ci attacco dietro un listello di legno con dei bulloni e poi leggo il pezzo di legno alla ringhiera con delle grandi fascette di plastica. Ancora non stringo le faccette, perché prima devo montare il pezzo di profilo d'alluminio che sorreggerà il pannello dal basso e lo terrà alla giusta angolazione. Fisso anche il profilo d'alluminio alla ringhiera con una di queste grandi fascette e poi attacco l'estremità del profilo d'alluminio al bordo del pannello con un bullone. Adesso stringo le fascette che non avevo stretto prima. Nonostante potrebbe sembrare una struttura non molto solida, anche in caso di vento forte, vi posso assicurare che è solidissima. E poi il vento c'è raramente.
Abbiamo finito di montare il pannello solare e ora andiamo nel sottotetto a montare la batteria e tutto il resto. Monterò tutti i cavi su una tavola di legno che ho recuperato in garage e che attaccherò al muro del sottotetto con dei tasselli. Per rendere più ordinati i collegamenti, monto sul pannello di legno una canalina, da cui far partire tutti i cavi. La canalina che andrà dal pannello solare al regolatore di carica la fisso lungo i tubi di irrigazione, perché fanno lo stesso percorso che farà la canalina. Infilare i cavi nella canalina non è stato facile, quindi vi consiglio di mettere i cavi nella canalina prima di montarla. Ho tirato due cavi da 4 mm quadrati per il pannello solare e poi ho tirato anche questo cavo di rete che servirà sempre per il progetto di cui vi ho parlato prima. Adesso colleghiamo i due cavi del pannello solare ai due cavi che vanno nel sottotetto. Per farlo userò due morsetti che metterò sotto al pannello. So bene che non è la soluzione ideale, perché i morsetti andrebbero protetti con una scatola di derivazione, ma visto che il pannello solare fa 12 V, non è comunque pericoloso. Ora montiamo il regolatore di carica. Il regolatore di carica è il dispositivo che carica la batteria con la tensione fornita dal pannello, evitando di far caricare o scaricare troppo la batteria. Questo cavo è di pessima qualità, però ce ne sono anche di molto più costosi e di conseguenza molto più efficienti. Bisogna sempre collegare il regolatore di carica, prima la batteria e poi il pannello solare. Per collegare la batteria metto sul pannello di legno questa canalina che parte da quella principale. Poi attacco due pezzi di cavo, due occhielli da crimpare. Prima di collegare gli occhiali alla batteria, faccio passare nella canalina i due cavi e li collego ai due morsetti per la batteria che ha il regolatore di carica. Io ho utilizzato due cavi neri anziché due colori diversi, quindi per non sbagliare i collegamenti segno il cavo del positivo con del nastro isolante rosso per distinguerlo. Ora colleghiamo i due cavi alla batteria, stringendo bene i morsetti. Come vedete il regolatore di carica si è acceso e adesso colleghiamo i cavi del pannello solare ai morsetti di ingresso del regolatore di carica. All'uscita ancora non collegheremo niente, perché ci collegheremo all'alimentazione del progetto di cui vi ho parlato prima e che vedremo nei prossimi video. Quindi abbiamo finito. Adesso non ci resta che chiudere la canalina e controllare che tutto funzioni correttamente. Come vedete, sul pannello di legno è rimasto molto spazio, che servirà per il futuro progetto. Se vi state chiedendo come farò a chiudere la porta del sottotetto adesso che ci sono i cavi in mezzo, semplicemente non la chiudo, e non l'ho mai chiusa, perché ci sono sempre stati i tubi dell'irrigazione in mezzo, quindi la accosto e ci metto davanti una tanica piena d'acqua. Anche questo video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto,
Mi raccomando, iscrivetevi per non perdere il prossimo video del grande progetto di domotica. E se volete, seguitemi anche su Instagram. Ciao e alla prossima con un nuovo video!